Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco ed oggi voglio parlare di tre video che avete visto di Ouija la strega, parte 1, 2 e 3. Tutto quello che è successo, quello che non avete visto, quello che non si è capito, rispondere alle vostre domande e soprattutto adesso sono un demone. Ma mettiamo da parte un attimino l'ansietà, la mettiamo lì in stand by. Buona, lì. Zeta. E voglio dire di questa novità, anche un po' per stramatizzare, praticamente il 7 luglio, se siete di Roma, se siete vicino a Roma, potrete venirmi a trovare, incontrare, al centro commerciale La Romanina, dalle 16 in poi, per la presentazione della nuova agenda BU. Spero che verrete in tanti a incontrarmi, tutti quelli che avranno e presenteranno l'agenda BU, quella nuova del 2018-2017, insomma quella nuova, quella che deve uscire adesso, potrà venire a incontrarci, a fare una foto con noi. Venite a trovarmi in tanti, portatemi un po' di gioia, ansietà. La richiamiamo dentro, prego, venga, si sieda qua, ecco. Oh, santo paradiso. Tantissimi mi avete fatto veramente miliardi di domande. Partiamo proprio dall'inizio, proprio dall'inizio, inizissimo. Ah, tra l'altro, se non sapete di cosa sto parlando, link qua, qua, destra, sinistra, su, giù, non lo so. Tutta quanta la giornata di Ouija la strega è stata registrata tutta quanta in un giorno, ovviamente, era una serata, i primi di giugno. Io mi ero messo d'accordo con mia cugina Luna, mia cugina Nicole e mia sorella Giulia di andare da questa strega, provare a vedere se voleva parlare con noi e vedere cosa succedeva. Io, come vi faccio vedere all'inizio del video, mi ero preparato veramente un arsenale di videocamere, microfoni, avevamo tutti quanti i cellulari, insomma, in qualche maniera noi dovevamo registrare. La strada per arrivare alla strega è stata una strada tranquilla, abbiamo parlato, insomma, stavamo discutendo tra di noi, e infatti faccio vedere nel video che mi ero portato dietro anche la lettera, la famosa lettera di non chiamate questo numero, 166666, quella lettera che, insomma, vi ho spiegato in tutte quante le salse. Comunque, di solito, le informazioni, se non si capisce la roba, le trovate in infobox. Mi ero portato dietro la lettera che aveva maledetto Renato, un oggetto che secondo me ci ha sempre collegato direttamente a questa persona. E quindi volevo chiedere alla strega cosa ne pensava. Quando siamo arrivati davanti a casa sua, io lì ho avuto la certezza 100% che la strega o era morta, o non è mai esistita, o probabilmente non abitava più lì. Perché quando sono entrato nel giardino, oltre al fatto che non c'era nessuno, avevo trovato la porta aperta e non so se si vede la telecamera che avevo, era quella lì piccolina, secondo me non si vedeva, però c'era la porta aperta con le ragnatele. E sapete ovviamente che se si formano delle ragnatele in una porta è perché da un pezzo che non ci passa nessuno, né il postino e nemmeno il gatto, micio mau. La tipa veramente c'era, perché mi ha urlato addosso: chi sei? Ecco, qua voglio già risolvere un dubbio. Quando la strega mi ha detto chi sei, io gli ho detto sono Gianmarco, e secondo me non si sente bene, ma lei dice vi stavo aspettando, ti stavo aspettando. Ed è per questo che io sono tornato da Luna, Nicole e Giulia, che erano in macchina, dicendo sapeva chi sono, perché ovviamente se una persona dice ti stavo aspettando è perché sa chi sei. Quando siamo entrati in casa, la prima cosa che ho notato è che l'interno della casa non corrispondeva minimamente all'esterno, proprio zero. E la casa era veramente normale, anche abbastanza, non dico arredata, però praticamente c'erano i tavoli, c'era tipo un armadio, la cucina, insomma era attrezzata la signora. Era molto strana nel modo di parlare. Cominciava a parlare per 5 minuti di fila di cose a caso. Io le ho presentato immediatamente la lettera, perché lei stava dicendo che le stavo nascondendo qualcosa. Io immediatamente ho cominciato a pensare: cacchio, questa qua ha sgamato che abbiamo le telecamere, perché avevo una telecamera io, una la Nicole e la Luna aveva il microfono. E la telecamera che tutti quanti dicevano è chi è che vi sta riprendendo, in realtà era una telecamera che avevo dentro il mio giacchino di jeans, che avevo appoggiato all'attaccapanni, che era dietro di me, dietro qua. Quindi è per questo che ci riprendeva dall'alto. Comunque lei continua a dire: voi mi state nascondendo qualcosa, tu mi stai nascondendo qualcosa, rivolto verso me. Quello che lei sentiva che le stavo nascondendo era appunto la lettera. Come io gliel'ho tirata fuori, lei è proprio partita per durante, cioè fra la tangente, non ci ha visto più, tipo madonnetta mia, e ha cominciato a dire che le avevamo portato in casa un oggetto maledetto. Lei si è alzata e è andata a prendere una polvere
polverina, boh, non lo so. Era dentro un sacchetto di quelli proprio da congelare. E lei, non si vede, l'aveva preso da una mensola che io e Luna, che eravamo di qua, potevamo vedere. Quella mensola lì era piena di roba, tipo statue di ceramica, roba così. E aveva preso un sacchetto, appunto, questa polverina nera, e l'ha portata nel tavolo e ha fatto un cerchio intorno alla lettera. Secondo noi, quel cerchio lì e quella polvere lì serviva tipo da protezione. Lei ha cominciato a raccontarci poi tutta una la storia di Renato. Ma non era scritto nella lettera, perché in tanti hanno cominciato a dire era scritto nella lettera quello che lei diceva. No, perché sennò, cioè, ci arrivavamo anche noi. Lei quello che ci ha raccontato ce l'ha detto solamente mettendo le mani sopra la lettera, come se lo stesse vivendo sul momento. Ed è stato veramente strano da vedere, anche da provare, perché come la raccontava era come se lei l'avesse sempre saputo questa storia. Praticamente tutti quanti i fantasmi che noi abbiamo incontrato sono collegati tra di loro. Il primo fantasma che noi avevamo incontrato era appunto Renato. Abbiamo poi incontrato un altro fantasma che si chiamava Lucia, una bambina di 7 anni morta in un incendio, anzi morta per via del fuoco, ci aveva detto. Abbiamo poi scoperto che MB in realtà sono Boiarone e Martinello, due personaggi molto famosi, famosissimi, della leggenda delle streghe di Benevento. Tutte quante le informazioni trovate in infobox. Renato era l'amante di Boiarone. Boiarone in realtà voleva arrivare alla bambina di Renato, Lucia. Cioè abbiamo scoperto che Renato e Lucia sono padre e figlio. Boiarone tocca Lucia e la fa diventare una strega. Renato, scoperto tutto quanto, sacrifica la figlia e la brucia nel fuoco, come la bambina ci aveva detto a me, Nicole. È stato tutto quanto dettato dalla vendetta questa cosa, il che è veramente tragico se ci pensiamo. Facendo le ricerche nei miei soliti libri, che ovviamente vi mostro qua davanti e vi faccio anche in info box, abbiamo scoperto che, secondo la leggenda delle streghe di Benevento, se una strega toccava una bambina il giorno del suo 7° compleanno, questa bambina sarebbe diventata una strega. Lucia ci aveva detto di essere morta a 7 anni, 7 anni, per via del fuoco. Dove si bruciano le streghe? Sul fuoco. A questo punto però la strega tira fuori la tavola Ouija. È la sua tavola Ouija, che poi, vabbè, casino. E lei ci aveva detto che avrebbe contattato Silva, la mamma di Lucia, moglie di Renato, per cercare di avere una soluzione a tutto questo problema. È successo il patatrac e lì, in quelle scene, non si capisce veramente niente. Si vede solamente quest'ombra che passa attraverso la tavola e veramente lì poi è stato il panico generale. Quello che voi non avete visto e che non si vede perché le telecamere non li prendono è che tutto quando intorno alla stanza gli oggetti hanno cominciato a muoversi. C'era un lampadario più in là che potevamo vedere io e Luna, dove praticamente questo lampadario ha cominciato a ondeggiare così e poi ha cominciato a fare questa cosa. È stato talmente tanto ansiogeno da provare lì e da vedere tutto quanto, che veramente quando poi è passata l'ombra e nella mensola dove lei aveva preso le polveri hanno cominciato a cadere tutte queste statue di ceramica, che veramente io non ci ho più visto, io mi sono alzato, ho tirato proprio per le mani Luna e gli ho detto andiamo via. In tanti non l'avete visto, però Giulia ha preso la lettera e quindi non l'abbiamo lasciata alla strega, la Giulia l'ha presa e io ho preso la planchette della strega. E a questo punto che la situa si fa veramente tanto crazy, noi ci scandalizziamo, la strega sviene. La planchette della strega non si è visto, però quando ha cominciato tutto quanto il casino è scappata completamente. Ed è per quello che io sono riuscito a prenderla, perché non era più sopra la sua tavola Ouija, ma è proprio, ha proprio volata via dalla tavola ed è andata nel fondo della tavola dove c'era prima Nicole. Grazie a quella planchetta eravamo riusciti a contattare Silva. Mi sono detto cacchio, la prendo, e contattiamo Silva di nuovo. Abbiamo cominciato a ragionare se dovevamo andare effettivamente all'albero di noce della casa delle vacanze e prendere queste fantomatiche bambole. Le bambole, secondo quello che ci aveva detto la strega, che non si è visto, probabilmente ho tagliato le scene, non lo so, dovevano rappresentare Renato e Lucia. Ed effettivamente c'erano proprio lì appese. E quello che mi sono chiesto, come cacchio abbiamo fatto a non vederle mai? Sono sempre state lì? Sono diventati visibili perché Silva ci aveva detto di andarle a cercare? Invece quello che siamo trovati sono state proprio delle bambole voodoo, tipiche bambole voodoo che fanno le streghe. Le abbiamo trovate, però non è stato semplice, perché per tutto il tempo intorno a quell'albero è stato una serie di rumori. Io avevo sempre l'impressione che ci fosse qualcuno dietro di noi. In tanti si sono chiesti come facevate ad avere l'alcol. Non so se l'avete capito, ma eravamo nella nostra casa delle vacanze. In qualsiasi casa c'è una bottiglia di alcol.
abbiamo buttato le bambole, alcol e le abbiamo dato fuoco. La telecamera che ci riprendeva era una telecamera che avevo appoggiato sopra al caminetto che c'è lì. Mi sono reso conto che queste bambole non bruciavano più. C'erano le teste, che veramente era da 10 minuti che bruciavano e non, cioè veramente non si spegnevano. E cosa ho fatto? Ho preso un bastone e ho cercato di spegnere. Lì è suonato il clacson della mia macchina. E quando siamo arrivati alla mia macchina, io sono rimasto completamente sconvolto. Cioè, pensavo fosse uno scherzo all'inizio. Sembrava veramente una barzelletta. Abbiamo trovato una S disegnata con del sangue. A un certo punto io l'ho anche toccata veramente. Mi sono venuti i conati di vomito. E lì sapevo che non eravamo fuori dalla storia. Anzi, c'eravamo dentro ancora di più. Abbiamo cominciato ad andare via verso casa, ma dopo pochi metri non c'è niente da fare, la serata non doveva finire, o almeno non doveva finire bene, perché abbiamo trovato la tavola Ouija della strega per terra. Io non volevo fare... Spavento, mamma mia. Sapete quando con la coda dell'occhio vi sembra di vedere qualcuno? Vabbè. Vabbè, facciamo finta di niente. Abbiamo cominciato a fare la tavola Ouija principalmente perché io volevo sapere se avevamo fatto la cosa giusta. Ormai eravamo lì. Colpo di scena, Silva ci ha veramente fregato. MB, Boierone e Martinello sono liberi. E davanti alla nostra macchina c'erano Boierone e Martinello. E in quel momento ci siamo accorti che nella mia mano era comparso lo stesso segno. Cioè in questa mano io avevo il marchio della strega. Io ho dovuto tagliare quelle scene lì che sono successe dopo. Infatti c'è questo salto temporale di circa 30 minuti, un'ora. In quell'ora che io ho tagliato, noi siamo andati prima a casa di Luna e Nicole, perché non me la sentivo di andare a casa mia. Siamo andati a casa di Luna e Nicole, mi sono un attimo fasciato la mano e poi io e Giulia siamo rimontati in macchina per tornare a casa. Cioè sono proprio questi momenti dove di continuo si vedono gli stessi identici occhi nelle spalle della Giulia. Gli stessi occhi che sono comparsi varie volte nei miei video. Per tutto il tempo che io e Giulia parliamo si vedono questi due occhi illuminati, sono sempre gli stessi. Il marchio della strega, da quello che ho scoperto, il demonio lasciava dei marchi su queste streghe per segnarle e far sapere che erano sue, e questi marchi erano indelebili e perenni. Io non so adesso se quel marchio che io avevo era il marchio della strega, veramente non lo so. Quello che so è che quando abbiamo aperto la fasciatura non c'era più. Cosa fareste voi? Cioè, cosa che mi consigliereste di fare? Dovremmo tornare dalla strega? Qual è la soluzione? Abbiamo la lettera, abbiamo la tavola Ouija perché ce l'ho ancora, abbiamo la flashlight, abbiamo tutto quanto. E in più, veramente, tutto quanto si complica col fatto che lo stalker della Bibbia, vi giuro, è un pezzo che non ve lo nomino, però ci sono state delle cose ultimamente. Però vi farò un video a parte dove vi racconterò di queste cose perché veramente... Beh, ragazzi, questo qua è tutto quello che è successo. Se succederà qualcos'altro, ovviamente ve lo faccio sempre sapere. Mi potete seguire anche su Instagram, che rivedo sempre gli aggiornamenti in tempo reale. Qua vedete il mio nome. Fatemi sapere anche cosa dovremmo fare adesso, secondo voi. Cioè, qual è il nuovo step? Qual è il prossimo passo? Guardate anche nei commenti, perché magari rispondo a qualcuno, se ci sono domande a cui non ho mai risposto. Mettete un pollice su questo video, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video ogni martedì alle 17, ogni sabato alle 10:30, tutto giovedì. Per questo qua non lo sa mai nessuno, magari lo potremo chiedere a Silva. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!